siamo arrivati al capitolo 23 e appunto i due che, insomma, per chi ha seguito la lettura, sono il ragazzo della reception, la sacerdotessa, insomma la suora o qualcosa del genere, e il criminale. Sta di fatto che, insomma, vorrebbero liberarsi del criminale e tenersi tutti i soldi che si erano recuperati un po' con l'inganno. Allora, all'inizio le donazioni avvenute a Vaho e a Hasselcom furono considerate due azioni criminali a cui venne data la massima priorità dal momento che erano state commesse da quello che si diceva essere l'uomo più pericoloso di tutta la Svezia. Vennero sequestrate 475.000 corone alla Croce Rossa di Vaho e 560.000 all'Esercito della Salvezza di Hässleholm. Le forze di polizia presenti nelle due cittadine della Svezia meridionale cooperavano tra di loro. L'attività che la Croce Rossa svolgeva a Vaho era rappresentata da un negozio dove alcuni donavano oggetti e vestiti, altri li compravano e il ricavato veniva mandato in alcuni degli angoli più poveri della terra. Il giorno in questione erano presenti nel locale due commesse e un analogo numero di clienti quando si era aperta la porta e colui che era noto a livello nazionale col nome di Anders l'assassino aveva fatto il suo ingresso con espressione minacciosa. Che il suo sguardo sembrasse tale era dovuto principalmente al fatto che una cliente si era messa ad urlare come un'ossessa, mentre, in cerca di un riparo, andava a sbattere contro le mensole su cui erano esposte le porcellane. Le due commesse avevano alzato le braccia in aria come a segnalare che avevano intenzione di arrendersi, sperando in questo modo di avere salva la vita, mentre l'ultimo cliente è rimasto, il tenente Eriksson, in pensione ormai da anni e che un tempo apparteneva al reggimento non più esistente di Kronerborg, ottava compagnia, si armava di uno spazzolone da 41 corone. Anders l'assassino aveva esordito esclamando un bel «che la pace di Dio scenda su questa casa», ma le vere intenzioni che si celavano dietro quelle parole avevano ottenuto l'effetto contrario. Dopo aver appoggiato un bel mucchio di banconote sul bancone davanti alle due commesse con le mani in alto, aveva espresso loro il desiderio che abbassassero le braccia, e in particolare le quattro mani, in modo da accettare in nome di Gesù il denaro come regalo. Per concludere, aveva augurato a tutti i presenti una buona giornata prima di sparire con la stessa velocità con cui era arrivato. Probabilmente aveva detto anche Osanna mentre era sulla soglia e stava uscendo, ma su questo dettaglio le due commesse non erano dello stesso avviso. Per una di loro si era trattato più di uno starnuto. Dopodiché Anders l'assassino era salito su un furgone bianco o qualcosa di simile, ma quello era un particolare che soltanto l'altra commessa sembrava aver notato, perché lo sguardo dei presenti era per lo più indirizzato sulla donna ricoperta dal mucchio di porcellane andata in frantumi. Strisciando la poveretta, aveva implorato «Non uccidermi, non uccidermi», fino a quando l'uomo non aveva lasciato il negozio. A Vaho tutto era successo così in fretta che nessuno era in grado di testimoniare sulla presenza di un camper nelle vicinanze. Invece tutti e quattro avevano confermato che si trattava di Anders l'assassino. Il tenente Eriksson aveva assicurato a tutti coloro che volevano starla a sentire che, se fosse stato necessario, non avrebbero esitato ad assalire l'aggressore, cosa che probabilmente aveva intuito lo stesso criminale, che per questo aveva preferito fuggire a mani vuote, a parte tutti i soldi che aveva lasciato sul bancone. L'altra cliente, quella che era finta sotto le mensole di porcellana, non poté essere ascoltata né dalla polizia né dai mass media. A suo dire era sopravvissuta a un tentato omicidio perpetrato ai suoi danni dal serial killer più importante di tutta la Svezia e per questo motivo era stata ricoverata in ospedale dove si trovava tuttora ancora tremante. Catturate quel mostro, aveva dichiarato alla reporter dello Smålands Posten, che era riuscito a intrufolarsi e a raggiungere il reparto dove era la donna prima di essere gentilmente allontanato da un'infermiera severa e coscienziosa. Dopo un colloquio preliminare con la polizia, le commesse con le mani in alto avevano ricevuto l'ordine di non rilasciare dichiarazioni né ai mass media né a nessun altro. L'ordine era arrivato dall'ufficio stampa della sede centrale della Croce Rossa a Stoccolma.
Chi voleva ricevere informazioni sull'esperienza delle due sopravvissute doveva telefonare a una delle segretarie in servizio presso il suddetto ufficio, che all'ora dell'accaduto si trovavano a 470 km di distanza. La responsabile dell'ufficio stampa fu a sua volta esortata a non rilasciare alcuna comunicazione che potesse nuocere al marchio Croce Rossa, e siccome ogni tipo di collegamento con l'uomo che veniva chiamato Anders l'assassino rischiava di farlo, lei preferì non dire niente. E questo niente poteva suonare più o meno così. Domanda: che cosa hanno raccontato le commesse sul loro incontro con Anders l'assassino? Era minaccioso? Hanno avuto paura? Risposta: quando si verificano episodi del genere, il nostro pensiero va alle centinaia di migliaia di persone bisognose presenti in tutto il mondo che ricevono gli aiuti umanitari della Croce Rossa. Invece la testimonianza della soldatessa dell'Esercito della Salvezza risultò molto più dettagliata. Da sempre il nodo ferroviario di Hässleholm è conosciuto in Svezia come un emblema della facilità con cui è possibile partire da lì. Per questo i concittadini, politici e giornalisti fecero a gara per fornire elementi utili a dare spicco a quell'avvenimento fantastico che era successo davanti al centro commerciale della loro città. Testimoni che si trovavano sul marciapiede antistante la rivendita di stato di alcolici si lasciarono intervistare da mass media e interrogare dalla polizia. Una blogger pubblicò come articolo sull'argomento, dove affermava di aver presumibilmente impedito un massacro dal momento che, girato l'angolo, era riuscita a spaventare i colpevoli col suo arrivo. Quando la suddetta blogger venne convocata per essere interrogata in qualità di testimone, l'unica cosa che seppe affermare con certezza fu che Anders l'assassino e i suoi compagni erano scomparsi a bordo di una Volvo rossa. Il miglior testimone in assoluto fu il signore che si trovava proprio vicino alla soldatessa dell'Esercito della Salvezza e che era partito di camper. E che il camper in questione fosse un Elan Duke 310 del 2008. Sulla donna seduta al volante non ebbe altro da aggiungere se non il fatto che sul modello dei camper in questione l'airbag era in dotazione per il sedile del conducente. Per quante domande gli facessero i famelici reporter dei giornali locali e gli investigatori un po' più stanchi della polizia, l'unica cosa che gli tirarono fuori in merito alla donna al volante fu che aveva l'aspetto che hanno di solito tutte le donne, oltre al dettaglio che i cerchioni non erano quelli originali. Il segretario del Consiglio Comunale prese l'iniziativa di istituire un centro di crisi presso il municipio. I concittadini che si sentivano direttamente o indirettamente sconvolti dalle scorribande commesse da Anders l'assassino sul suolo comunale erano i benvenuti. Il segretario in persona aveva telefonato a due medici, un'infermiera e uno psicologo che appartenevano alla sua cerchia di conoscenze. Quando non si fece vedere neanche un concittadino, il segretario intuì che la sua iniziativa stava per trasformarsi in un fiasco politico, così con la propria macchina si recò personalmente a prendere a casa la soldatessa dell'Esercito della Salvezza. La donna, che era intenta a preparare il tradizionale purè di patate e carote, non aveva alcuna intenzione di muoversi, ma alla fine acconsentì per via di tutte le cautele che andavano prese in quel caso, non quelle di cui bisognava tenere effettivamente conto. Così i mass media poterono riferire che nel centro di crisi creato ad hoc su iniziativa del segretario del Consiglio Comunale, la soldatessa dell'Esercito della Salvezza, ancora in stato di shock, aveva ricevuto l'aiuto necessario per riprendere un'esistenza il più possibile normale dopo il trauma subito. Il segretario si appellò invece al segretario d'ufficio che aveva appena istituito per quanto riguardava il numero di altri concittadini, che era ricorso al centro per ottenere conforto e sostegno. La verità, e cioè che la soldatessa non era minimamente scioccata, bensì affamata, non divenne mai di pubblico dominio. Allora io direi di fermarci qui, facciamo un esperimento insomma abbastanza breve, e ripeto, se questo stile insomma vi è piaciuto, lasciatemi un commento per farmelo sapere, e poi insomma un like ed iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. Per supportarmi ulteriormente vi ricordo ancora una volta i link in descrizione per la Amazon Wishlist e per le donazioni PayPal. Noi ci sentiamo presto con un prossimo video.